Ricordate la storia di Don Fernando dello Monaco? Del parroco della chiesa di San Giuseppe, lavoratore di Latiano, si è parlato tanto circa un anno fa, quando partecipò al noto programma televisivo Avanti un altro, con tutte le intenzioni di vincere dei soldi utili per regalare alla parrocchia di cui è sacerdote un nuovo campo di calcetto da mettere a disposizione di bambini e ragazzi. Durante il game show, come ricorderete, non fu fortunatissimo, ma il conduttore, Paolo Bonolis, pensò bene di farsi carico di una notevole parte della spesa necessaria per regalare alla parrocchia di Latiano il tanto desiderato campo di calcetto, inaugurato domenica 7 luglio sotto gli occhi dei bambini che adesso avranno un nuovo punto d'incontro dove non esisteranno differenze. Bonolis ha posizionato il primo mattone, al resto ci ha pensato la comunità locale. Sì, con l'aiuto di Dio, grazie anche all'aiuto di tanti benefattori, alcuni li ho menzionati prima nei ringraziamenti, alcuni benefattori che hanno dato il loro grande contributo e poi altri che hanno dato quello che hanno potuto, abbiamo realizzato quest'opera che oggi inauguriamo e che andrà a beneficio non solamente della nostra parrocchia, ma anche di tutta la cittadinanza di Latiano. E l'abbiamo inaugurato in memoria di una persona, di una giovane ragazza di Latiano, Michela Bardaro, che ha dedicato insomma la sua vita anche ai valori dell'amicizia e ai valori dello sport. Uno spazio di aggregazione, soprattutto per i bambini, un modo di socializzare, di fare amicizia, di coltivare amicizia e spirito di squadra.